Allora, intanto noi stavamo chiacchierando con il professore per sottolineare il fatto che il papillomavirus è pericoloso anche per il maschio e non solo in età giovanile ma anche in età adulta e può provocare anche il tumore, come lei diceva, e non solo, altre problematiche insomma. Ma un esempio di come sia importante la prevenzione per i tumori da papillomavirus ci viene dal confronto del numero di nuovi casi avuti lo scorso anno in Italia tra collo dell'utero, che era il tumore, come dire, nemico per eccellenza del papillomavirus, e il tumore dell'orofaringe, della bocca. I nuovi casi di tumori del collo dell'utero erano forse meno di 2007-2008 e quelli dell'orofaringe 2009-2000, quindi abbiamo quasi superato il tumore principale HPV dipendente con la prevenzione, con il continuo controllo e con la vaccinazione delle donne. Quindi è giusto che ci sia una vaccinazione per l'uomo, perché l'orofaringe è essenzialmente un tumore del maschio. Ah, ho capito. Però può anche avere anche altre ripercussioni nel tempo questo tumore, giusto? Ripercussioni nel tempo? Cioè i condilomi? No, sono tipi diversi. Il papillomavirus è formato da una famiglia di tipi diversi di HPV. Ci sono quelli che possono dare il tumore, quelli che possono dare le verruche e i condilomi e quelli che non possono dare assolutamente nessuna manifestazione clinica. Quelli dei condilomi sono importanti perché ogni anno si hanno da 150 a 200.000 casi nuovi di condilomi. Sono tantissimi. Sono tantissimi. Peraltro anche difficili da curare, non perché ci sia una difficoltà clinica, ma perché non ci sono punti di riferimento specifici da parte dei centri medici per curare queste manifestazioni, delle quali non si muore, ma sicuramente creano degli scompensi psicologici e turbano la qualità della vita, perché sono veramente, come dire, antipatici, noiosi, da giustificare anche. Infatti è quello anche il problema. Vediamo il messaggio, se lo mettiamo un attimo in onda. Allora, tempo fa ho visto il professor Foresta in trasmissione che diceva che i giovani d'oggi sono poco prolifici, ma che fanno molto sesso. Non pensa che questa infertilità sia dovuta più a uno stato emotivo, sociale, a causa della mancanza di un vero rapporto fisico dovuta all'estremo uso dei social? Anna da Padova. Beh, certamente. Esiste una certa percentuale di giovani, ma anche di non giovani, che utilizza il sistema multimediale per la sessualità, l'autosessualità, e quindi questo chiaramente non porta a fecondità a niente e nessuno. Però effettivamente non c'è un danno della spermatogenesi, c'è soltanto una cattiva visione della sessualità, perché a furia di avere una sessualità in internet con le masturbazioni, si perde la voglia e la qualità di cercare poi il rapporto naturale. Scattano dei meccanismi di inibizione verso il rapporto naturale. Addirittura di inibizione. Di inibizione. Non soltanto, ma una caduta veramente globale della libido, del desiderio di avere rapporti naturali. Quindi agisce a livello ormonale questo in qualche modo? A livello mentale, a livello psicologico, perché avere un rapporto naturale significa condividere una fascia di vita con la persona con la quale si tenta il rapporto, a trovare un momento di intesa, un momento, come dire, di condivisione di tanti fenomeni che poi portano anche al rapporto. E questo in qualche modo significa impegno, mentre cercare in un attimo in internet un'immagine, un filmato di qualsiasi natura, uno non ha nessun tipo di impegno, impiega pochi minuti per cercarlo e quindi ha una soddisfazione, come dire, anche se monca rispetto alla sessualità naturale, tranquillamente. D'altra parte, quando questi ragazzi e anche giovani adulti si rivolgono a noi perché lamentano un calo di libido,
ci vuole veramente tanto per fargli capire che il calo di libido è espressione della anomala esperienza che hanno avuto di sessualità. Questi sono nati nella sessualità con internet, sono giovani che non hanno avuto nessun'altra forma di sessualità e quindi se cascano in questa rete poi bisogna veramente lavorare tanto per tirarli fuori. Ovviamente non tutti quelli che guardano internet, la pornografia di internet, hanno questi problemi. C'è chi invece la gioca con molta tranquillità, come si mi mando quelle situazioni che si avevano tanti anni fa con i giornaletti che si passavano l'uno con l'altro. Certo. Quindi non dobbiamo demonizzare la pornografia in senso generale. Però dipende dall'età con cui questa anche viene seguita, vista e partecipata, perché se un ragazzino è anche immaturo, come tante volte succede, può dare un impatto psicologico di non poco conto, no? Certamente, perché alla fine quella che il ragazzino vede in internet non è la sua sessualità, è la sessualità degli attori che stanno, come dire, dimostrando o stanno vivendo quanto lui vorrebbe vivere. È come la storia di quello che spia dal buco della serratura. È un voyeurismo che assolutamente dà problemi poi all'atteggiamento sessuale del ragazzo, soprattutto negli anni. Chiaro. Tutto questo porta quindi delle ripercussioni e delle conseguenze. Quanto conta quindi cambiare lo stile di vita? Uno dice: ma vorrei cercare di evitare di incappare in queste situazioni, vorrei magari ipotizzare di programmare una vita di coppia fertile, felice, eccetera. Cosa bisognerebbe fare e cosa fa anche il vostro centro, tra l'altro? Beh, noi abbiamo, ogni anno incontriamo migliaia di ragazzi quando facciamo i nostri incontri di comunicazione, di prevenzione. Poi invitiamo questi ragazzi a venire in fondazione dove si sottopongono a visite e noi siamo all'ascolto dei loro problemi. Infatti, quindi farsi visitare, superare il gap, no, certo, che esiste con la visita, e poi noi siamo all'ascolto di tutti quanti questi problemi. Infatti tutti i risultati che noi una volta all'anno pubblichiamo come sommatoria di tutte le risposte che ci vengono date dai ragazzi, esprimono proprio il pensiero reale di questi giovani che si rivolgono a noi. Non è facile se sviluppare dei meccanismi che risolvano rapidamente eventuali conseguenze che derivino da questo accanimento sessuale attraverso la pornografia in internet, però bisogna lavorarci su questo e ci sono molti psicologi che hanno ormai, come dire, dedicato gran parte della loro attività proprio a questo tipo di patologia. Perfetto, tolta la dipendenza da internet e questo tipo di problema, di questione, voi avete anche analizzato con dei questionari un disagio che esiste al maschile molto, molto forte. Un attimo che leggo un messaggio. Vi ringrazio per gli argomenti interessanti che trattate ogni volta. Il professor Foresta dovrebbe essere una presenza costante per i consigli e informazioni esplicite che dà ogni volta. Ecco. Grazie alla signora, veramente commovente il suo commento. Ecco, lei diceva che c'è un disagio al maschile, un disagio sociale e non solo al maschile, tra i giovani e non giovani, e va ricercato anche purtroppo in un dato sociale che esiste, che è la separazione in famiglia, dove questa condiziona comunque lo sviluppo del figlio, del ragazzo. Ormai è consolidato, perché ormai le separazioni sono da decenni, sono una prassi sociale, insomma, come si va a instaurare il rapporto successivo all'evento. Le racconterò alcuni passaggi importanti. Oggi in famiglia è molto frequente che i genitori dei diciottenni, dei diciassettenni, siano genitori che hanno un'età un po' più avanzata rispetto ai genitori di una volta. Quindi avranno 50 anni e passa. 55 anni e passa. E passa. Primo. In secondo luogo, non è infrequente che stiamo parlando di un figlio unico, di due genitori abbastanza ormai adulti, che ovviamente lavorano e non sono in casa. Ma quella volta che invece sono in casa o lavorano, non è detto che siano ancora conviventi. Molti sono separati. Quindi ci ritroviamo di fronte ad un giovane che vive il concetto della separazione, che soltanto loro possono dirci cosa significa, perché noi non ne teniamo conto. Cioè il cambiamento di case, la diversità della coppia, dei genitori con i singoli che si vedono a tempo determinato. Tant'è vero che a un certo punto abbiamo scritto ai nostri ragazzi: descrivete con quattro parole cosa può essere utile per quanto riguarda il carattere dei genitori. Loro hanno chiesto l'autorevolezza,
autorevolezza che viene a mancare in modo veramente completo per quanto riguarda soprattutto il padre quando questi si dividono. Quindi sono ragazzi che perdono un po' il senso della visione dell'unità familiare, anche se sono poi pieni di cose da fare, perché il tennis, la musica, il cavallo, la ginnastica, e la lingua, eccetera, sono pieni di cose da fare. Però a loro pesa molto il fatto che non ci sia, come dire, un punto di riferimento singolo, perché i genitori separati sono già due riferimenti, se poi si associano anche i parenti che in qualche modo danno una mano, i riferimenti si moltiplicano. E quindi questo crea confusione. Molta confusione, tanto è vero che il 24% di questi figli di separati che vivono in questo modo chiede di essere per forza, come dire, visto e seguito da uno psicologo. Lo chiede proprio in modo molto chiaro. Quindi razionalizza un disagio. Assolutamente sì. Questo vale sia per i maschi che per le femmine? Più per i maschi, perché le femmine hanno un rapporto molto amichevole con la madre, che compensa alcune condizioni che invece per il maschio diventano completamente, come dire, isolate. Secondo lei, che cosa, voi ne parlate anche spesso di questo anche nelle scuole, eccetera, che cosa bisognerebbe fare? Perché si diceva è un dato di fatto, si è consolidata una prassi, le persone fanno il meglio che possono, ma non si è studiato la modalità migliore con cui questa separazione dovrebbe avvenire senza impattare nella psiche di un giovane, di un figlio, di una figlia. Intanto a me piace sottolineare che la mia non è una critica. Non è una, no, un'analisi. È soltanto un'analisi. Certo. E capisco che oggi la vita comprende anche questo tipo di scelte, però queste scelte devono portarci a comprendere le conseguenze. Delle conseguenze si parla poco, si dà molto spazio alle scelte. Per esempio, il discorso del legame dei figli alle madri è molto forte. E questo danneggia di molto il rapporto padre-figli, perché lo danneggia veramente tanto. E quindi consiglierei una riflessione sulle conseguenze di queste scelte, che sono scelte libere, scelte che certamente non vanno criticate, c'è il loro motivo, quindi sono ben lontano da voler essere giudice di queste, certo, di queste scelte che si fanno. Però manca, a mio avviso, la riflessione sulle conseguenze. Cioè, ai ragazzi si pensa poco. Chiaro. Professor Foresta, il tempo è volato. Avremo tante questioni ancora da affrontare, ma lo faremo, perché abbiamo visto che i nostri telespettatori interessano anche molto le tematiche che lei affronta, che affronta con la sua equipe, gli studi che so che sono continuamente in corso e le analisi, quindi ci aggiornerete con le vostre ricerche. La ringraziamo. Mi consenta di dire che il 2 di ottobre siamo a San Gaetano, nel mattino e nel pomeriggio, per incontrare giovani liceali e giovani sportivi e dare loro la possibilità di interloquire con noi su queste tematiche. Perfetto, a Padova quindi 2 ottobre San Gaetano, magari ve ne parleremo anche degli esiti, di che cosa ne emergerà in un'altra occasione. Buon lavoro professore, grazie di essere stato qui con noi. Grazie a lei. Cari telespettatori, grazie di aver partecipato con i vostri messaggi, scriveteci e buon proseguimento.